La mia azienda è nata con i miei bisnonni, se così si può dire, per me c'è sempre stata. L'hanno avuta i miei bisnonni, i miei nonni, mio zio. 2 anni e mezzo fa l'ho rilevata, l'ho semplicemente rilevata, quindi il mio ruolo è stato quello di rilevare l'azienda di famiglia. Il mio lavoro si svolge prettamente a livello stagionale. Il periodo delle castagne è fine ottobre, inizio novembre, dove inizia la proprio raccolta delle castagne. Nel corso dell'anno c'è una manutenzione del sottobosco, ci occupiamo quindi della pulitura del sottobosco con vari mezzi agricoli, quali dei cespugliatori, trattori, eccetera, aspettando quindi fine ottobre per raccogliere le castagne e poi venderle. La mia attività, come dicevo, è nata semplicemente rilevando l'azienda di famiglia, quindi io mi sono ritrovato questi terreni ed è nata nel Lazio proprio perché i nostri terreni si trovano sul territorio laziale. Il contributo del programma di sviluppo rurale della Regione Lazio mi ha permesso innanzitutto di meccanizzare, di innovare la mia azienda con l'acquisto di un nuovo trattore e di nuovi macchinari agricoli. Poi, grazie a questi contributi, ho potuto recintare diversi terreni e innestare nuove piante di marroni. Mi ha permesso poi di fare diverse potature e sostanzialmente mi ha permesso di dare una svecchiata a quella che era la mia vecchia azienda. Sicuramente il contributo europeo ci ha permesso di dare un'iniezione di liquidità. Ovviamente consiglierei a chiunque proprio l'utilizzo di questi contributi. Gli effetti della pandemia sulla mia azienda li stiamo vedendo ora a livello di vendita, perché essendo il mondo fermo ovviamente è un prodotto che si venderà di meno. Nei prossimi 10 anni immagino il futuro della mia azienda in maniera più innovativa, più meccanizzata. Mi immagino un'azienda più nuova sotto il punto di vista anche della raccolta che si svolge tuttora a mano e il sogno della nostra azienda potrebbe essere quello di esportare all'estero, quindi internazionalizzare l'azienda agricola.